Allora, leggo questo articolo e dico, ma com'è possibile che su una personalità così lungimirante, così forte, così importante non sia stato fatto ancora un film? Allora mi sono attivato per trovare i fondi per fare questo film, perché il cinema non è che lo pensa e poi lo fa immediatamente. Io devo dire, ho questa fortuna di riuscire a trovare soldi. Addirittura avevo pensato di farlo come sasso in bocca e faccia respira, senza una lira, in questo caso senza un centesimo. Poi però qualche euro ci vuole sempre, insomma, pian pianino sono riuscito a trovare i soldi, anche per pagare la troupe. Per pagare me non li ho trovati, per pagare i vini soltanto in parte, perché alcuni attori erano disponibili, anche la Galiena, anche Gianmarco Dognazzi, di lavorare gratis. Le difficoltà sono nate quando si doveva vedere il film nelle sale. Ecco, nelle sale io l'ho proposto all'Istituto Luce, l'ho proposto alla RAI, ma nelle sale non l'hanno voluto. Mi è molto dispiaciuto che alla fine io pensavo di aver fatto un film di tutta tranquillità, Le Brigate Rosse, ma chi vuoi che sia con Le Brigate Rosse? Non è vero, c'è ancora molta simpatia per Le Brigate Rosse. Speravo, pensavo che Le Brigate Rosse, di fronte anche alla condanna che è stata data dagli operai stessi quando è morto Rossa, 250.000 persone hanno seguito il feretro e avrebbero fatto a pezzi Le Brigate Rosse che si fossero presentate quel giorno ai funerali. Invece no, invece questo film è ancora scomodo. Ecco, ho scoperto che fare un film di Le Brigate Rosse è scomodo.